Cari amici, salve, sono Moreno Burattini, sono qua per parlarvi di una nuova iniziativa di Storytel, la prima piattaforma europea per radiolibri e podcast, iniziativa naturalmente fatta insieme a Sergio Bonelli Editore riguardante Zagor. Già qualche tempo fa, forse ricorderete, nel mese di luglio del 2021 avevo parlato di un audiolibro pubblicato da Storytel, quindi scaricabile, ascoltabile online attraverso l'app di Storytel, dedicato a The Young Zagor, il romanzo di Davide Morosinotto, letto da Dario Sansalone, in cui si racconta un'avventura del giovane Zagor, la Zagor adolescente quando ancora non è diventato Zagor. Bene, questo audiolibro, che ha avuto naturalmente, per fortuna, un buon successo, vede adesso aggiungersi un secondo audiolibro con un secondo romanzo, questa volta scritto da me, si chiama Le mura di Gerico, sempre letto però dal nostro Dario Sansalone. Che cos'è Le mura di Gerico? Questa volta non si parla più del giovane Zagor, ma di Zagor adulto, Zagor diventato già lo spirito con la scure. Si tratta di un romanzo molto avventuroso che mescola i temi western con del giallo, con del mistero, con un'indagine, con i Pelle Rossa, con i cacciatori di taglie, con una famiglia di coloni che viaggia verso la frontiera, quindi con tutti gli elementi che caratterizzano il microcosmo zagoriano, l'universo zagoriano. È un romanzo che io avevo scritto molti anni fa, pubblicando la puntata su una rivista amatoriale che si chiamava Darkroom Monitor e che questa volta le puntate raccolte poi alla fine in un'unica narrazione, in un unico racconto lungo, in un romanzo vero e proprio, appunto Le mura di Gerico, vengono messe a disposizione di chi ama ascoltare i libri letti da qualcuno. La cosa che viene in mente subito è il vantaggio che possono avere gli ipovedenti, no? Quando c'è, pensate un po', qualcuno che ha problemi di vista riesce a leggere un fumetto sentendolo raccontare da un attore. Ma naturalmente poi, come sappiamo, i podcast e gli audiolibri vengono fruiti da chi guida in macchina, da chi fa dei lavori, che sta cucinando e intanto si sente qualcosa riprodotto in audio. C'è veramente tantissime, tantissime, tantissimo pubblico per questo tipo di produzioni e siamo ben contenti di poter avere anche Zagor, la possibilità di offrire anche Zagor a questo tipo di pubblico. Che dirvi se non che andate a cercarvi l'app di Storytel, scaricatela e ascoltate il romanzo, sapendo anche che dopo questi primi due libri in lettura, in audiolibro, ce ne saranno altri. Prima della fine dell'anno ci saranno ancora altre due uscite che riguarderanno Zagor. Naturalmente ci sono anche delle altre uscite che riguardano altri personaggi della Bonelli, come Martin Mistè, e quindi avete di che leggere, questa volta però con le orecchie.